Buonasera, benvenuti a Restart, un ospite d'eccezione, un ospite molto importante che la Ilda ci presenta. Buonasera a tutti, diamo il benvenuto alla dottoressa Alessandra Capelli, presidente dell'Università Popolare di Cremona. Benvenuta Presidente, buonasera, con cui collaboriamo da anni, con cui collaboriamo per quanto riguarda tutto il tema dell'educazione finanziaria, come Restart e come finanziariamente, i vari corsi che lascio la parola alla Presidente Capelli. Alessandra, che corsi fa l'Università Popolare di Cremona? Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito. L'Università Popolare di Cremona svolge corsi in tanti settori differenti. Nel settore delle lingue, nel settore amministrativo, nel food and beverage, nelle nuove professioni, in tutto quello che riguarda il mondo di internet e del nuovo modo, diciamo così, di far conoscere i brand in questo periodo. Quindi facciamo corsi che toccano tantissimi settori, proprio perché i nostri corsi sono aperti a tutti, a persone di tutte le età, sia che possono avere interessi personali, ma soprattutto interessi lavorativi, quindi che hanno la necessità di reinserirsi nel mondo del lavoro oppure di avviarsi verso una nuova professione. Quindi aumentare le proprie competenze professionali per aumentare la possibilità di cambiare lavoro, di trovarne, quindi queste sono le soluzioni che date dal punto di vista formativo. Esatto, oppure anche di riqualificarsi all'interno del lavoro che si svolge per poter fare carriera, poter ambire a delle mansioni differenti, più remunerate, più elevate rispetto a quelle che si svolgono già. Con Restart facciamo il focus invece sul corso che si chiama Credit Manager, che la regia adesso ci fa vedere, eccolo qua. Vuoi parlare un po' del corso di Credit Manager, Presidente? Lo vediamo scorrere qua. Nel percorso di educazione finanziaria che appunto attraverso la collaborazione con gli educatori finanziari di Your Solution e il settimanale di Mondo Padano noi abbiamo avviato da anni. Inizialmente siamo partiti con l'obiettivo di creare consapevolezza nel settore finanziario e quindi fare dei corsi prevalentemente divulgativi. Ma andando avanti in questo progetto, la nostra idea è ovviamente stata quella di creare delle figure professionali che lavorano in ambito finanziario all'interno delle aziende. Il credit manager, al nome in testa, è quella figura che si occupa della gestione del credito in azienda, che è una cosa abbastanza complessa e alle quali le aziende devono prestare particolare attenzione. Sia per quanto riguarda poi i flussi di cassa, quindi monitorare anche quelli che possono essere gli insoluti o evitare che questi insoluti avvengano e poi eventualmente anche quello che potrà essere successivamente se invece le cose non vanno bene, il recupero del credito, ma fare anche un'analisi di quello che è il cliente e valutare quindi se può essere utile dargli la possibilità di avere del credito, quindi se ci sono dei rischi magari particolari o insiti nel cliente in questione. Quindi una gestione del credito, una gestione dei crediti in azienda a 360 gradi. Spesso nelle aziende non vi è una figura dedicata, nel senso che le figure che si occupano di amministrazione si occupano anche di questo aspetto, però è un aspetto molto tecnico per il quale bisogna conoscere determinate dinamiche e caratteristiche. E di conseguenza c'è l'idea di formare una persona che effettivamente all'interno dell'azienda si possa occupare solo ed esclusivamente di quello. Molto bene, bellissimo corso che sarà tenuto poi anche dagli educatori finanziari che sono io, Maurizio Poli e Giuseppe Biondelli, che terranno fisicamente questo corso in collaborazione con l'Università Popolare di Cremona e Mondo Padano. Ma la domanda, Ilda? Domanda fondamentale. Sì. Qual è la procedura per potersi iscrivere appunto a questi corsi? Per potersi iscrivere basta andare sul sito, compilare il form delle informazioni per poter essere contattati via telefono, via mail, oppure semplicemente possono scriverci in WhatsApp dove sul nostro sito abbiamo già il collegamento, oppure telefonare al fisso piuttosto che al numero cellulare. Poi le persone possono venire da noi ad iscriversi in sede o in alternativa possiamo procedere tutto tramite email. Ovviamente è un corso che è aperto a tutti
in senso generale, perché il corso potrà essere erogato in presenza, ma anche in videoconferenza, quindi non è legato solo a persone che abitano a Cremona o nei dintorni, ma possiamo iscrivere persone da tutta Italia, quindi sia per quanto riguarda la frequenza, sia per quanto riguarda poi la modalità di iscrizione, che in questo caso sarà quella tramite mail. Grazie, grazie Ottimo. Presidente, grazie Hilda di Ringraziamo essere stata tanto. ospite di questo corner di Restart e buoni Grazie a corsi voi. allora Presidente. Buoni A corsi, a presto. Grazie, presto. grazie mille. A presto.